Noi Ultravax non pensiamo che il vaccino anti-Covid debba essere obbligatorio, ma neanche pensiamo che ognuno possa fare come gli pare. Noi pensiamo che il vaccino anti-Covid è molto buono. Io in vita mia come Ultravax me li sono fatti praticamente tutti. L'esavalente, l'antitetanica, il vaccino contro lo streptococco, il vaccino contro il morbillo, richiami contro richiami, richiami dei richiami. Alla ASA a un certo punto mi hanno dato le chiavi. Dio, fatteli da solo, ce la famo più. Siamo stati tra i primi a farci di AstraZeneca. Avevamo questo giro d'amici in Israele che organizzavano questi festini. Drum and Bass, Bungmastic, Free Vaccine DJ. La sensazione che ti dà il vaccino anti-Covid non la puoi spiegare facilmente. Ti arriva una schicchera, ti arriva. Ti toglie completamente i freni inibitori. Cominci a stringere le mani, a dare i bacetti sulla guancia. È come se toccassi qualcuno per la prima volta, tutto si ingrandisce. Non si può spiegare così. E te lo devi fare il vaccino anti-Covid. Solo che dopo un po' ci vai a rota. E il vaccino? Oh, il vaccino? Hai visto il vaccino? Salve, buonasera. Volevo sapere se potevo prenotarmi. Pronto? 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 Vaffanculo. Certo che sono personale sanitario. Allora? Pronto? Ma che, ma attacchi in faccia, ma attacchi? Dicono, adesso arriva, un attimo sta arrivando, dovete avere un po' di pazienza. Buonasera, sono anziano, ho 80 anni, tocca a me, vero? Il Tagliflu mi hanno dato. Ma che ce faccio io col Tagliflu? Vuoi il vaccino, sì? Vuoi il vaccino, sì? Mi hanno dato l'antitetanica, mi hanno dato. Voglio il vaccino anti-Covid! Il Moderna, la AstraZeneca, il Pfizer, lo Spallanzani, quello che cazzo ti pare, ma dammi sto vaccino, dammi. È colpa tua, dammi sto vaccino. Sto impazzito, ma la prendo con tutti. Draghi, dammi sto vaccino. Oddio, le allucinazioni. No! No, scherzavo Draghi, no, no. C'ho le allucinazioni. Draghi, fammi avere il vaccino, dai. Hai visto, c'è sta Conte? C'è sta Conte. Inseguilo, Draghi. Ora mi vedete così, ma non ve lo immaginate quello che c'è tra uno stacchetto e l'altro. Per questo li faccio. Tipo questo, quest'altro, quest'ancora, quest'altro ancora. In mezzo soffro tantissimo. Tolgo pure il filtro per farvi capire la realtà. Vedi la pelle com'è più arrossata. Ciao Gianni. Senti, c'hai un'amica a Pomezia, vero? Oh, benissimo. Senti, non è che ci avresti 4 dosi di AstraZeneca, ma i rimedi? C'è l'Orti che te stavo... Te dico che c'è l'Orti che te cazzo! L'altra volta mi ero dimenticato, ce l'ho stavolta!